Nicola, accoppiata di centri, prova ad aprire il match Saverio Mazzantini. Palema di Procacci, parte ancora a sinistra, mano sinistra, tabellone e canestro per Alessandro. Siamo a ricevere Persico, ora spalla a canestro Fratto. Conclusione mancino anche per Francesco. Per essere fiscali c'era anche un mezzo contatto. Ancora quattro ruote motrici che fulminano la difesa di tutti. Ancora Procacci, lo scarico per Riva. Palla fuori per Fratto. Bomba frontale di Francesco. Tre punti per... Non arriva il fischio. La rubata di Pedroni. Due punti importanti. Palla nelle mani di Camillo. Lo scarico per Fratto. A muoversi, spalla canestro contro Benzoni. 5 secondi alla fine dell'azione di attacco. Gran canestro di Fratto allo scadere. Tenta l'anticipo Benzoni. Lo scarico di Fratto per Camillo. È il ritmo, l'uomo di Pomarancci. Il palleggio di Procacci. Lo scarico per Iardella. Prende la bomba il capitano. La mette. Per Mazzantini. Palla in angolo per il centro gialloblu. Si avvicina al canestro. Sotto mano di Persico. Bisogna lavorarci un po' perché non si può essere così non concentrati. Mazzantini, ottimo canestro di tutta testa. 5 secondi lo scalazione di attacco, si va da Persico. Destro, sinistro, in allontanamento. Rolla al centro area, Persico lo trova Procacci. Assist numero 6. Prova lo scarico per Fratto. La difesa forte di Benzoni su di lui. Il piazzato di Persico. Lo spazio per Fratto, la ricezione di Persico, semigancio ancora di Edoardo. Procacci parte a sinistra, trova lo scarico per Fratto, palla in angolo per Saverio. La bomba di Saverio! Importante per Pedroni. Si torna da Fratto, fronteggiato da Rossi. Il semicalcio Mancino. Due punti ancora per pallacanestro. Si avvicina a conclusione Mancino di Fratto! Due punti per Francesco. Le poche rotazioni a disposizione dell'allenatore di Vigevano. Gran canestro di Francesco. Lo trova nel pit. Percorre la linea di fondo. Procacci, serve Camillo! La bomba in punti subiti da basket e golf in un quarto, sono decisamente troppi. Il capitano, la penetrazione di Alessio Iardella. Occupa la posizione profonda Fratto, fa saltare Petrosino, si appoggia al vetro. Sofferenza, se pensavamo di poter passare una domenica tranquilla, abbiamo meno certezze. Palla nelle mani del capitano. La mette! La mette Alessio! La ricezione di Persico, su di lui Benzoni. Si avvicina al canestro Edoardo! Gran canestro di Fontana. Abbiamo tremato! Ma dalla confusione esce il capitano! Ecco, dicevano in attacco! La stoppata di Camillo! 10 vittorie casalinghe consecutive, l'unico campo imbattuto nel girone A della Serie B. E partono le note di Rino Gaetano a sancire ancora la vittoria del basket golfo piombino. L'abbraccio dei tifosi a questi ragazzi meravigliosi che ci stanno regalando un sogno.